Questo che ho qui davanti è un motore elettrico, è l'XI5. Wow, l'hai L'ultimo, detto anche l'ho bene. detto anche bene, eh? Il top di gamma di Motorguide. E questo ragazzo che è qui alla mia destra è Giulio Grande ragazzo. Galletti, che è il Distributore. distributore per l'Italia di questo prodotto che sta facendo letteralmente impazzire i pescatori italiani e non solo. Allora, la parola adesso a te per raccontarci questo aggeggio, questo fantastico motore elettrico, come funziona e quali sono le sue caratteristiche importanti. Allora, chiaramente è un motore. Questa è la versione bianca e la versione salt water, quello che attualmente sta avendo più successo perché risolve il problema, soprattutto il problema dell'ancoraggio su fondali importanti per la pesca bolentino, no, e non solo. In più ti può aiutare anche per fare la traina. Come funziona in pratica? Il motore ha un GPS incorporato a 12 canali e due bussole elettroniche sulla testa. Tramite un telecomando, che adesso potete vedere qui, che comunque avevo dentro lo sgabuzzino, ci Ci fidiamo, fidiamo che esiste. riesci a impostare sia una rotta che mantiene costante a una velocità costante, cosa che da fare con un motore fuori bordo è praticamente impossibile, perché col motore fuori bordo hai sempre la barca che ti si intraversa, se c'è corrente o vento. La velocità non sarà mai costante. Invece, con questo sistema che trainiamo la barca, riusciamo a impostare una direzione precisa a una velocità costante. 0,6, 0,8, un nodo ti mantiene quella velocità col sistema con riscontro. Poi c'è il sistema ancoraggio, appunto, che dicevo, che ti puoi fermare in un punto con una tolleranza, esagero, nelle peggio situazioni di 1 metro massimo. Quindi il motore, diciamo che la tecnologia importante è il motore che è lì sotto. Motore, no, tutto, qui abbiamo la scheda madre, il motore è un motore che è disponibile in 3 versioni 12, 24, 36 volte, poi abbiamo il sistema appunto GPS che ha l'antenna qui sulla testa. Il cuore del motore sta qui dentro comunque, ok? Qui c'è la scheda madre e la centralina GPS che è qui incorporata. Il più venduto è sicuramente il 36 volt che sviluppa una potenza di 105 libbre. Potremmo dire intorno, se li dovessimo paragonare a cavalli, potrebbero essere 3 cavalli, 3 cavalli e mezzo, perché comunque un motore elettrico ha una coppia completamente diversa a un motore a benzina. Quindi questo è il più importante di gamma, È il più però importante sicuramente abbiamo dei dei motori modelli. più sono, da vedere sono uguali, cambia praticamente solamente la potenza del motore. E abbiamo anche il 20, questo è il 36, abbiamo anche il 24 volt a 80 libre di spinta e il 55 libre a 12 volt, che va bene per imbarcazioni fino a 5 metri e mezzo, 5 metri e 60, 5 Altezza del gambale massima? metri. Attualmente 183, però poi noi su richiesta esplicita del cliente facciamo customizzazioni fino a 2 metri e mezzo. Un'ultima domanda che è quella di rito di tutte Al le. massimo su che imbarcazione potremmo installarlo? E non solo, ci piacerebbe sapere anche un attimo un'idea di prezzi a cui si va Ah, intorno, si va incontro. ok. Allora, noi l'abbiamo installato anche su imbarcazioni da 9 metri e mezzo, 10 metri, con buoni risultati. Il top di gamma costa 3.189 euro, dico bene? Sì. IVA compresa. E devo dire che tutto sommato è una quotazione molto Molto interessante interessante, per sì, quello che si succede. posiziona su una fascia di prezzo ottima e parliamo di un prodotto di qualità elevata, essendo comunque un prodotto Brunswick, essendo un prodotto del gruppo Merco, insomma. Andiamo un attimo, facciamo un focus su un fatto sempre molto conteso, molto dibattuto. Batterie. Che cosa consigli per ottenere dei risultati accettabili? Allora, il top è il litio, chiaramente. Però non è il top per il portafoglio, ma comunque ne stiamo vendendo parecchie, la clientela si sta abituando anche a spendere i soldi per il litio. Possiamo utilizzare comunque batterie AGM di buona qualità che danno sicuramente ottimi risultati in tempo, in vita e anche in tempo di utilizzo giornaliero in ancora o in traina.
Allora, Giulio, mi sembra che la situazione sia stata assolutamente chiara. Grazie per questa spiegazione e speriamo Grazie poi di provare questo motore a voi. Davvero, davvero tutta in la barca in una giornata. prova che sicuramente faremo prossimamente. Benissimo, Grazie. grazie a te.